Sempre più persone praticano almeno uno sport, ma in Europa siamo ultimi con 23 milioni di sedentari, soprattutto anziani. Secondo l'Istat, il 44% degli italiani non ha mai fatto uno sport in tutta la vita. Ce n'è per tutti i gusti e le età. Al primo posto fra gli sport più diffusi, ginnastica, aerobica e cultura fisica, evergreen con oltre 5 milioni di adepti. Poi il calcio, preferito dagli under 35, e il nuoto, più frequente tra i bambini. In 20 anni la pratica sportiva è cresciuta di 10 punti percentuali, fino al 24,5% nel 2015. E un altro quarto della popolazione svolge comunque attività fisica, passeggiate, bicicletta, giardinaggio. Eppure resiste lo zoccolo duro dei sedentari. Non ho tempo, sono vecchio stanco, non ho soldi, dichiarano. E come in altri campi, a incidere sono anche il livello di istruzione, le differenze di genere, ancora poche donne, e geografiche. Vincenzo Manco, presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti. Lo sport è la terza agenzia educativa del nostro paese, dopo la scuola e la famiglia. Si tratta di intervenire in modo sistemico, per cui l'associazionismo sportivo di base, lo sport sociale, lo sport per tutti, possa stare dentro un quadro normativo. Arianna Voto, GR2.